Hai bisogno di crediti? Vai su Bitcoins FIFA, troverai il codice, coupon e link qui in descrizione. Salve a tutti ragazzi, io sono Giovispo dello staff di Noi Malati di Foot, benvenuti nella player review di Riccardo Quaresma, Man of the Match. Alla portoghese del Porto che ha ottenuto questa carta grazie alla doppietta rifilata al Bayern in Champions e si presenta con 82 di rating sulla carta. Però un grazie speciale va a Carlo per averci prestato l'account con Quaresma Man of the Match. Grazie davvero per questa opportunità che ci ha dato. Una delle caratteristiche più rilevanti di questa carta è sicuramente il dribbling. È davvero ottimo, sia nello stretto e sia con le skill, grazie alle 5 stelle che portano il suo dribbling ad un livello superiore, soprattutto per chi ama e sa skillare. Sulla carta ha 89 con 85 agilità, 82 equilibrio, 77 riflessi, 90 controllo palla e 91 dribbling. Per me agilità e equilibrio sono un pro perché in game mantiene molto bene l'equilibrio, anche nei contrasti, è molto agile e ha un dribbling fantastico, con un buon controllo palla che vi permetterà di dribblare anche solo con la levetta analogica. Ha un buon tiro, però la sua caratteristica è il tiro a giro, ed io in questo modo ho realizzato la maggior parte dei gol che vedrete nelle clip. Anche se ha una finalizzazione discreta, sottoporta il suo tiro a giro, è micidiale. Ed alcune volte riesce anche a far male al portiere dalla distanza. Però se provate a tirar in maniera normale, tra virgolette, molte volte vi sbaglierà. Mi ha sbagliato un tiro al volo sotto porta, ragazzi, a portiere battuto, perché Biabiani tira, prende il palo, c'è Quaresma lì sulla ribattuta. Lui con un tiro al volo di destro col suo piede preferito. Comunque la va a sbagliare, io in quell'occasione veramente mi sono messo le mani nei capelli. Quindi vi consiglio di usarlo maggiormente per i tiri a giro, oppure con i tiri d'esterno. Sulla carta ha 82 di tiro con 78 piazzamento, 73 finalizzazione, 90 potenza tiro, 93 long shot, 88 tiri al volo, 82 rigori. Mantiene abbastanza bene la posizione ed ha una buona potenza tiro. Parliamo anche della sua velocità. Se gli fate dei lanci lunghi oppure se gli date la palla lunga a pedalare, lui molte volte ci arriverà, ma spesso verrà raggiunto dai terzini. Però non è un problema così grande, perché appena avrete l'uomo addosso lo smarcherete facilmente grazie per l'appunto al suo ottimo dribbling. Ha 86 di velocità con 85 velocità scatto e 87 accelerazione. Ha una partenza un filino migliore rispetto alla velocità massima. Sa fornire dei buoni passaggi. Personalmente non ho fatto molti assist con lui perché quando lo prendevo cercavo il dribbling e il tiro, però quando li faceva non li sbagliava, sia corti che lunghi. Sulla carta ha 84 di passaggi con 85 visione, 88 cross, 81 passaggi corti, 77 passaggi lunghi, 99 effetto. Quest'ultimo rientra anche nei tiri ed è questa la caratteristica che rende i suoi tiri a giro così ottimi. All'occorrenza però può diventare anche un buon assist man. E poi le 4 stelle piede debole gli permettono di tirare e passare sia di destro che di sinistro. Il suo fisico rappresenta una pecca. Personalmente cercavo di non farmi prendere dai difensori avversari, perché altrimenti di forza avrebbe perso palla. Sulla carta ha 68 di fisico con 72 resistenza, 69 forza e 60 aggressività. Non è aggressivo, non ha abbastanza forza ed è uno dei primi a stancarsi durante la partita. Un'altra pecca è sicuramente il suo colpo di testa, perché non è molto alto, non sa saltare molto bene e non sa colpirla come si deve di testa. Sulla carta ritroviamo un 47 in precisione di testa e 67 di elevazione, sconsigliato quindi nei colpi di testa. Per me ha degli ottimi calci piazzati, più volte con lui ho sfiorato il gol, anche dai 30 metri circa, anche di più, grazie alla
sua potenza tiro e all'ottimo effetto ed anche soprattutto al valore in calci piazzati 85 sulla carta. L'ho utilizzato come AS ed anche se aveva 7 d'intesa comunque si trovava a parer mio abbastanza bene, perché andando a vedere le informazioni del giocatore si può notare che può giocare sia come AD che come AS. La sua fascia di prezzo è di 100-175 mila crediti, tutto sommato una cifra accettabile, ma attualmente il problema è trovarlo sul mercato. Riassumendo, pro 5 stelle skill, 4 stelle piede debole, tiri a giro, equilibrio, agilità, dribbling e calci piazzati, contro colpo di testa e fisico. Il mio voto è un 8. È una buona carta, ottimo nel dribblare, forse come AS sarebbe stato un filino meglio perché si sfruttava appieno il suo tiro a giro, ma è comunque una carta da tenere in considerazione. Dunque ragazzi, la player review di Quaresma Man of the Match termina qui. Se vi è piaciuta non dimenticate di mettere un bel mi piace a questo video, non dimenticate di passare dalle nostre altre player review, troverete qui a breve l'annotazione. Dunque ragazzi, qui Jovispo vi saluta e vi ringrazia.